Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 5 settembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Tra sogno e realtà c'è di mezzo la luna. Proprio così, tra sogno e realtà c'è di mezzo la luna, signora della giornata, per giunta colorata dalla luce violetta di Giove che l'accompagna. Di progetti fantasiosi, con Venere nel segno e Marte in sestile, ne fate a go-go, l'intuito galoppa verso le lontane regioni del futuro, ma se mancano le finanze e le forze a disposizione sono circoscritte, prendete le forbici e ritagliate il disegno, tenendo fede al vecchio detto meglio un uovo oggi che una gallina domani. Al centro di gravità resta la coppia, vi trovate la completezza che in altri ambiti sembra svaporare, siete nati per dominare l'altro, ma quando le condizioni esterne non consentono, diventate nervosi e insofferenti. Chi vi vuol bene, però, chiude un occhio, anzi due e sopporta le vostre sfuriate, preparandovi consolatori biscottini al cioccolato. L'amore tende a consolidarsi con il contributo di entrambi i partner ma in special modo di uno. Tutto si dispone per una novità importante e decisiva che potrebbe sovvenire improvvisamente, fidanzamento, convivenza, matrimonio, ma anche un nuovo modo di affrontare tutti i problemi e qualcuno in particolare. Fortuna in amore e anche nel gioco non vi andrà male. Non litigate nel condominio per quei rumori che provengono dal palazzo. Siate più tolleranti. Una storia a distanza vi sta procurando qualche preoccupazione. Cercate di far luce in voi stessi e capire se ne valga veramente la pena. Con più impegno e coraggio risolverete una situazione che non ha preso la piega giusta. Il partner potrebbe deludervi. Cercate di incassare il colpo senza mostrarvi più astiosi del dovuto. Alti e bassi. Rilassati. Frequenta gente semplice, positiva. Sarai particolarmente affascinante. Voglia di spendere. Prudenza. Buone speranze per risolvere una questione che vi sta a cuore. Occhio alla posta e al telefono, notizia in arrivo. Il sole sembra proprio aver sposato Giove, oggi in amore per alcuni potrebbe essere davvero un giorno indimenticabile. Solo per i nati di mattina, tra le 7 e le 11, potrebbero esserci cattive sorprese in amore e contrattempi e problemi al lavoro. Oggi per alcuni è un giorno di grandi novità, soprattutto in amore e proprio quando meno ve lo aspettate potrebbe verificarsi l'imprevedibile. Abbiate fede e non perdete la speranza. Quella che vi accingete a vivere oggi è una fase particolarmente delicata, nel corso della giornata potreste aver bisogno di tutto il vostro autocontrollo e dover decidere di tacere piuttosto che urlare. Continua la fase felicemente cominciata e che sta rimettendo in carreggiata molti settori della vostra vita, dalla famiglia alla professione, dai rapporti interpersonali al vostro percorso intimo in generale nel mondo. Perché una serie di transiti benefici vi assiste, primo fra tutti quello di Venere nel vostro segno. Venere elegante, sicura di sé e seduttiva continua a mietere cuori, anche rientrando in città. Fa testo il vostro cellulare, strapieno di messaggi e telefonate, alcune perse, altre accolte con piacere. Attenti però che tutto ciò non vada a discapito del lavoro, che con la luna potenziata da Giove regale allo zenith. In campo professionale da voi pretende il massimo, specie se occupate una posizione ai vertici, dove lo stipendio è alto ma va meritato. Ecco il messaggio che vi lanciano il Sole e Mercurio rigorosi in Vergine, segno che non regala nulla, tutto si ottiene solo sgobbando. Amore ed Eros. Delusi rispetto alle aspettative, il partner, le circostanze, i vostri stessi sentimenti, comunque forti con Venere nel segno. Davanti agli ostacoli sembrano perdere sicurezza. Amore e carriera in antitesi, inseguite l'una o l'altra. Fate attenzione oggi a non esagerare con la vostra magnanimità e a tenere fermo il timone della vostra saggezza, specie se siete nati dal 2 al 14 di agosto. Un bel Marte, attualmente nel segno vostro buon amico della bilancia, vi rende concilianti negli affetti e attenti a ogni piccolo desiderio della persona amata. Quel che lui o lei vi chiederanno diventerà per voi un imperativo categorico, anzi un ordine. Lavoro e denaro?
Successo fluttuante, perché fluttuanti sono anche i progetti e le direttive che piovono dall'alto, scatenando in voi segreti moti di ribellione e di insofferenza. Come esiterà la situazione dipende dalle circostanze, se ne siete a capo tutto andrà liscio, perché avete Knovov, tempestività e grinta, ma se a condurre qualcun altro, incapperà nelle vostre critiche e farete il possibile per fargli vedere i sorci verdi. Il bello è che i colleghi vi supportano, insieme siete una squadra formidabile. Con equilibrio e senza lasciarvi frastornare da quel che fanno o pensano gli altri vi preparate a rientrare nell'ambiente di lavoro e delle occupazioni di tutti i giorni con il sorriso sulle labbra. Venere e Mercurio, a loro agio nel vostro segno e nella bilancia rendono i rapporti col prossimo in ufficio questa giornata molto facili. Rimettersi in pista è lo slogan che i pianeti scrivono oggi per voi. L'estroversione di cui darete prova si accompagnerà sempre a una delicatezza d'animo che colpirà positivamente le persone attorno a voi. Benessere. Fuori fase la gola, la colonna, le ginocchia ma soprattutto l'umore, che pilota tutto il resto. Contro gli stati infiammatori acuti e le crisi nervose, abbondate con l'azzurro, indumenti, accessori, cristalli color del cielo. Denaro. Con la luna, Giove e Urano in angolo dissonante dovrete per oggi sospendere le vostre giocate e cercare di al limite provarvi solo nel classico, rapido e facile gratta e vinci. Da domani potrete riprendere a tentare la vostra sorte. Per lei, chiarimento con papà, vi arrabbiate ma sapete che ha ragione. Su valori di famiglia e principi vigenti a casa vostra non si discute. Per lui, davanti all'autosalone il nuovo modello della vostra auto preferita catalizza l'attenzione, sognate pure, non è momento per acquistare, la vostra vecchia carretta fa ancora il suo lavoro. Colore delle emozioni, ocra. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 7. Finanze, 8. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.